2-0 per l'Argentina contro l'Olanda nella terza giornata del Mondiale Sudafrica S Cup 2010. Doppietta di Pepe Esposito, il bomber dell'Argentina, nuovo acquisto per questo torneo. Carmine Petta sotto porta, il migliore della settimana, della seconda giornata. Pepe Esposito ancora, controllato bene da Salvatore Cimino. Ripartirà dal fondo Vincenzo Orlando, Biagio, Riccio. Verso Carmine Petta, intercetta bene la difesa Silvestri dell'Argentina. Ancora Pepe, carica il destro, ma si porta il pallone troppo sulla fascia. E Salvatore Cimino verso Gianni Sica, che arretra la difesa per prendere il pallone. Ancora Gianni Sica verso Ciachi, Esposito, numero 7 sulla fascia, mezzo verso Carmine Petta. Rigore spinto nettamente dal difensore dell'Argentina. Ci può stare questo rigore, se no avrebbe rigore a spinta, ci sta. Ci sta, Peppe faceva gol, se no lo spingeva faceva gol. Per me, poi non lo so. Comunque c'è anche il video, l'ho fatto apposta, cioè, c'è la prova TV se volete. Rigore, Carmine Petta sul dischetto. Centrale, il portiere si butta, forse se rimaneva in piedi l'avrebbe parato. Andiamo qui, un commento a questo 2-1. Uccidete. La partita è bella proprio. Ma Real non bidde una palla. Sì, Arrivi, arrivi. Il Brasile, diciamo, una delle rivelazioni di questo torneo. Il capitano senza fascia, Mario Mazzaiolo. Pallone ha perso nel bosco, anzi no. Recuperato. Fascia a Carmine. Proviamo di qua, di là. Ma che sta qua? Qua, o là, boh. Mondialska. Mario. Grande Mario Mazzaiolo. Peppe verso Silvestri, Luca carica a destro, però di buoni 2 metri al lato. Riparte Vincenzo Orlando. Carmine Petta al centro dell'area, verso Pietro, grande intervento del portiere Daniele Varriale. Si partirà a calcio d'angolo, chicco Esposito, sbaglia Peppe Esposito, può partire. Ricordiamo 3 Esposito in campo, 2 nell'Olanda e 1 nelle fila dell'Argentina in maglia azzurra. La difesa dell'Argentina che perde il pallone, fa anche fallo. Palla verso Chicco Esposito che non riesce a controllare, passaggio di Carmine Petta leggermente lungo. E quindi Daniele Varriale qui che rilancia in avanti a cercare Esposito. Fallo di Cimino, il solito fallo di Cimino che non apre le braccia. Solito fallo, Cimino ci casca sempre. Questo Cimino ci casca sempre con le mani chiuse dietro alla schiena. Questo modo di partire, di andare a fare la semifinale mondiale in Sudafrica. Sarbito. Sì, perché giustamente. Silenzio! Devi stare zitto, devi stare zitto, silenzio! Allora, giustamente l'arbitro di Inghilterra, Germania o arbitra purissimo, pure ragione. Perché Argentina Olanda. Punizione, la recupera Silvestri, a difesa carica il destro, lento ma insidioso, riparte Ciachi, palla recuperata da Luca Silvestri e chiudiamo qui il collegamento.